Grazie Paolo, ben trovati tutti. Ho seguito con molta attenzione tutti e tre gli interventi che condivido pienamente, ma vorrei provare, anch'io da tecnico, da ingegnere, a ribaltare un pochettino la piramide e provare a fare un ragionamento terra-terra, ma il ragionamento di Marco Mari, poi ci arriviamo alla fine, perché poi alla fine dobbiamo arrivare alla globalizzazione, dobbiamo arrivare a internazionalizzare quello che vogliamo fare. Però vediamo come siamo combinati noi per capire un attimino cosa possiamo fare dove noi operiamo, con i piedi per terra, come diceva giustamente Gabriele, dice andiamo lontano, guardiamo un attimino cosa c'è vicino a noi e poi vediamo cosa possiamo fare vicino a noi. Allora, continuiamo a parlare di sostenibilità. La prima volta che abbiamo sentito parlare di sostenibilità, 1987, 34 anni fa, secondo i miei principi, secondo quello che mi hanno insegnato al Politecnico di Torino, io sono abituato a fare un progetto, sono abituato a vedere le cose, a vedere quali sono i vincoli, metterli in pratica, fare il collaudo e fare le varie cose. Credo che quello che abbiamo fatto nei 34 anni, e oggi ancora ne stiamo parlando come una grande novità della sostenibilità, abbiamo fatto, forse Marco lo potrebbe dire molto meglio di me, abbiamo fatto molto poco rispetto a quello che avremmo potuto fare se tutte le risorse, invece di andare in missili, in stramissili, in intelligence, in accidenti, il debito pubblico italiano sarebbe cancellato se quella guerra in Afghanistan non si fosse fatta. Quindi voglio dire, ci sono tantissime cose, ma qua il progetto sarebbe molto lungo, ma era tanto per far capire. Nella tornata scorsa, ma in questa tornata sono stato invitato a qualche riunione, avevamo invitato tutti i candidati sindaci a venire a un convegno importante che c'era di Anaci a Roma in quell'occasione, e un paio dei candidati sindaci gli ho fatto una domanda, gli ho detto cosa ne pensava del PAES e cosa intendeva fare sul PAES. Risposta: ci stanno pensando i miei tecnici, secondo me non sapeva neanche che cos'era il PAES, così ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando, perché il PAES, tranne piccole realtà che abbiamo fatto qualcosa, poco si è fatto, o perlomeno buona parte di quei contributi sono tornati in Europa perché progetti per far arrivare quei soldi all'interno del PAES che c'erano a disposizione per il PAES non li abbiamo utilizzati perché non siamo stati in grado di fare degli altri progetti. Veniamo invece alle cose che ci capitano tutti i giorni. Giustamente prima Fabrizio Pola ha fatto un riferimento a Milano, io lo faccio in un altro modo. Dico la progettazione, sono tutti bravi a farlo, anche se è stato fatto 11 anni fa, i materiali dovevano essere ignifughi, dovevano essere il collaudo sono sicuro che l'hanno fatto bene, hanno controllato tutta la veridicità o meno. La domanda che faccio a tutti noi, che buona parte siamo tecnici, è la manutenzione? È la manutenzione programmata, chi l'ha fatta, chi l'ha controllato. Mi risulta dalle poche indagini che ho, anche perché quell'amministratore lo conosco, quindi sono in contatto, se ha bisogno di tecnici di altro, che le bocchette antincendio dal quinto al sedicesimo piano non funzionavano e non erano attive, altrimenti forse non sarebbe capitato. Quell'effetto camino è capitato per una serie di cose. Allora, quello che dico io è questo. Chi di voi sa qual era il libretto di manutenzione per accedere a quella casa e uscire da quella casa e sapere cosa bisognava toccare se c'era qualche cosa? Non mi risulta che nessuna casa di quelle più belle che ci sono, anche di quelle 8.000 euro, 10.000 euro al metro, a Torino le stanno vendendo, ci sia un libretto di manutenzione. Come funziona il cancello, come funziona l'ingresso, non c'è un libretto di manutenzione, anche perché non c'è l'obbligo legislativo per farlo. Allora, io inizierei a vedere che il 1.200.000 condomini che ci sono in Italia, iniziamo a dargli delle regole precise, iniziamo a fare i controlli, iniziamo a vedere la manutenzione. Non aspettiamo che ci sia la fuga del gas e faccia morire il piccolo ragazzo o la signorina che poi magari non ha schiacciato bene oppure non ha controllato il tubo del gas. Ma di più ancora, non aspettiamo che ci siano i morti, perché un piccolo incendio magari sarebbe bastato un segnale antincendio e magari avremmo fatto partire solo un piano o solo un ingresso e non tutti quei piani, perché poi i danni e le responsabilità comunque sta pensati ai disagi di chi aveva i computer, di chi aveva i dati dentro, di chi aveva i suoi affetti personali.
non oso pensarci, perché io, amministrando tutti i giorni beni più o meno piccoli, dalle case popolari a case grandissime, di grandissimi professionisti e di grandissimi proprietari, so quali siano i problemi. Quando inizio a parlare dei problemi e dico, guardate che questi sono obbligatori, non per la 626-494, ma per l'81-2008, oggi per quello che c'è, e quindi prima sicurezza, poi salute, per quello che dobbiamo fare, ma allora ci fa spendere dei soldi. Cioè, il concetto è ancora collegato, se mettiamo a posto, se abbiamo le autorizzazioni, se facciamo i collaudi, se controlliamo le manutenzioni. Va tutto bene le comunità energetiche, va tutto bene quello che stiamo facendo per l'energia, che vogliamo fare per l'energia e per i grandi piani internazionali. Il nostro patrimonio immobiliare, 1.200.000 condomini, 40 milioni di italiani vivono all'interno delle nostre case condominiali. Ci sono 40 miliardi all'anno di manutenzione ordinaria, 80 miliardi di manutenzione straordinaria, che vanno non a migliorare e ad aumentare il valore del fabbricato, non il valore aggiunto. Finisce in manutenzione spicciola, e molte volte anche le grandi manutenzioni, se non controllate bene, se non collaudate bene e manutentate periodicamente, programmate nel tempo, finiscono che quel patrimonio non è un patrimonio davvero immobiliare. Guardate che il patrimonio immobiliare italiano non ce l'ha l'Europa come ce l'abbiamo noi, e non hanno questi problemi perché loro questi problemi non li sentono. Quindi questi problemi dobbiamo regolamentarli meglio, verificarli meglio, ma perché riguardano tutti. Non aspettiamo di sapere che è successo a Milano quell'incendio, adesso ci muoviamo come abbiamo fatto per Londra e ci muoviamo. Iniziamoci a muovere a preventivo, perché una vita salvata vale tutto quello che spendiamo, perché è vero che costa, come la formazione, è vero che costa, ma costa di più l'ignoranza.